Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il glitch dei soldi che vi ho portato ieri ragazzi. Questa è la data di oggi, come vedete sono le 16:25 che sto editando questo video, cioè girando questo video. Comunque lo porterò più tardi, ma più o meno funzionerà ugualmente. Allora, per fare questo glitch, come ho già detto ieri e ve lo ripeto anche oggi, avete bisogno di un veicolo che entra dentro la Wenger, una Wenger, la base operativa piena e il veicolo che volete duplicare. A questo punto andate davanti alla base operativa, fate comparire base operativa piena, tasto PS e automaticamente vi uscirà fuori dalla schermata base operativa piena. Andate dall'altra parte e dovete cercare la schermata base operativa piena, ovvero questa. Quindi ripremete il tasto PS, uscite, aspettate quei 10-11 secondi. Io ragazzi qui aspetto 11 secondi, ma dipende sempre dalla vostra connessione. E dopodiché pigiate freccia destra ragazzi, subito dopo vi comparirà base operativa piena, accettate il messaggio, vi troverete nella Wenger e uscite e vi suicidate ragazzi. È abbastanza semplice come glitch, è veramente facile. Qui mi ha spawnato in culo al mondo, però adesso facciamo flash ragazzi e proseguiamo con il resto del glitch. Insomma, basta scherzare, basta di cazzate e proseguiamo con il resto del glitch. Guardate come corro ragazzi, altro che super velocità. Niente, video a doppia velocità corre per forza, insomma. Comunque dicevo, a parte gli scherzi ragazzi, torniamo al glitch. Una volta fatto ciò, che cosa dovete fare? Dovete prendere e chiamare il veicolo che volete duplicare. In questo caso io andrò a duplicare un'auto custom, una qualunque, la prima che trovo, insomma ragazzi. Comunque, come ho già detto nei video precedenti e continuerò sempre a ripeterlo, duplicate solo auto custom, perché sono quelle che pagheranno le modifiche. Tutto il resto, le auto di lusso, le auto non di lusso di San Andrea Super Autos, non pagano un cazzo, anzi vi darà il blocco di 50.000 oppure il blocco dei 48 minuti che potete vendere un'auto ogni 48 minuti. Quindi ragazzi, fate bene attenzione a ciò che duplicate e mi raccomando, con targa personalizzata. Quindi a questo punto ragazzi, che cosa fate? Prendete il veicolo e lo andate ad incastrare. Incastratelo dove pare, io ho un castro qui, voi vi trovate un'altra sistemazione, fate voi. Quindi una volta incastrato aprite il tasto touchpad, ovviamente dovete essere registrati come presidenti, fate su rimanda veicolo in deposito e premete X e triangolo insieme. Se vi sparisce il menu del pad vuol dire che sta funzionando, se non vi sparisce dovete ripetere il glitch perché non avete fatto la duplicazione. Questo spero che vi sia chiaro. Ragazzi, vi ricordo che nei miei link in descrizione, aprite il link che c'è, vi aprirà una pagina con tutti i miei contatti, c'è un nuovo contatto di un gruppo dedicato a GTA Online, quindi iscrivetevi al gruppo se non l'avete ancora fatto ovviamente. In questo gruppo potrete trovare gente che vi aiuta per fare qualunque cosa ragazzi, siate comunque rispettosi delle regole e sarete bene accetti in questo gruppo ragazzi. Quindi detto questo, passiamo a vedere che l'auto è duplicata ragazzi, con targa personalizzata. Mi raccomando, fate sempre attenzione ad avere le targhe personalizzate. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.